Oggi Guzzetti ha rilanciato quest'idea di welfare comunitario, pubblico e privato insieme, come obiettivo futuro che si pongono le fondazioni bancarie. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che in un tempo nel quale il welfare andrà riscritto perché i fondi pubblici saranno inferiori, le fondazioni possono e devono giocare un ruolo fondamentale. Quindi, in una logica di sussidiarietà, il ruolo delle fondazioni è un ruolo che dovrà crescere. Oggi le fondazioni hanno giocato sicuramente un ruolo molto importante nella ricapitalizzazione delle banche, questo ha consentito alle banche italiane di ricapitalizzarsi senza che i cittadini pagassero, come invece è capitato in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, hanno pagato le fondazioni. Per il futuro noi ci aspettiamo che le fondazioni siano soprattutto impegnate sul settore appunto delle infrastrutture, del welfare, del rilancio del paese, perché quello è il settore più importante ed è secondo me anche il loro obiettivo precipuo, ecco, l'obiettivo che più si attaglia alle caratteristiche delle fondazioni di origine bancaria. Siamo a Palermo, quindi una scelta, diciamo, anche simbolica di essere qui, perché comunque il meridione ha bisogno di un aiuto in più. Sì, poi devo dire che uno dei fiore all'occhiello del lavoro che Guzzetti ha fatto, tra le tante cose, oltre alla questione dell'housing sociale, sicuramente c'è la questione della fondazione con il Sud, che è stata una grande idea, un'idea che va rilanciata, portata avanti, perché credo che non dimenticarsi della questione del divario è un errore, sarebbe un errore enorme, e le fondazioni possono e debbono giocare un grande ruolo.